ad Atene, ma subito il gol segnato da Comi in apertura dopo appena 48 secondi sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Junior e poi con la deviazione di Rossi, e stiamo rivedendo la fase finale con la... Adesso qui siamo già invece sul calcio di rigore provocato da Corradini su Saravacos, e quindi il rigore battuto da Saravacos nella ripresa, siamo un pochino prima della mezz'ora, e quindi un quarto d'ora di sofferenza per il Torino, e poi soprattutto nella parte finale gli incidenti. Qui abbiamo alcune immagini, c'è il fallo cattivo, bruttissimo di Chirulias su Zaccarelli, guardatelo, eccolo qui, vedete il numero 3 che va a colpire Zaccarelli, eccolo proprio a terra adesso Zaccarelli, e poi ci sono altri incidenti con Pileggi che è protagonista in negativo, cioè passivo, che deve subire l'inseguimento da parte di un avversario, e poi addirittura, eccolo, eccolo qui, è Dimopoulos, e poi anche intervento di estranei, immagini estremamente significative. Non c'è bisogno di ulteriori commenti.